bentornati nella nostra rubrica What Does It Mean? Proseguiamo oggi il nostro viaggio all'interno dei colori, in attesa dell'inaugurazione del 7 ottobre presso la nostra sede di Viale Monza 55, a Milano, della mostra All You Need Is Color, dedicata proprio ai colori. Oggi parleremo del rosso, questo è probabilmente il colore più audace, infatti è da sempre simbolo di energia e passione. La sua vista scaturisce in noi emozioni forti e vive. Non a caso il rosso è il colore del fuoco, del cuore e del sangue. Usare questo colore è sinonimo di creatività, fascino e forte personalità. È tipico delle persone sicure ed espansive. Il rosso simboleggia il coraggio e la vita. È un colore travolgente che cattura con la sua tinta dominante. Nella cromoterapia, ad esempio, è usato per mantenere vivi i sensi e stimolare l'attenzione. Nello specifico, analizzeremo un'opera serigrafica di Emilio Scanavino. Emilio Scanavino nasce nel 1922 a Genova, ha un'infanzia particolare perché figlio di perseguitato politico, non è libero di poter condurre una vita come qualsiasi altro bambino. In questa solitudine inizia a costruire ninnoli di carta, elemento che rimarrà nel suo immaginario artistico. In seguito a diversi insuccessi scolastici e lavorativi, finalmente trova affermazione attraverso l'arte. Gli anni che vanno dal 1945 al 1949 si riveleranno fondamentali per la sua carriera. Si trasferisce a Milano e li incontra Fontana, Dova, Crippa, Manzoni e tanti altri, dai quali riceve un forte impulso culturale. Va quindi a Parigi, dove incontra critici, poeti e artisti del calibro di Braque. Gli echi del post-cubismo, che assimila e interpreta in una lettura personale, creeranno uno stile riconoscibile del tutto inedito. Come dimostra la produzione di opere esposte presso la Galleria Genova e l'Isola del 1948. Negli anni 50 aggiunge all'elemento del nodo, che sarà la sua cifra distintiva, mettendo in luce la sua tendenza a realizzare uno spazio monocromatico all'interno del quale i segni si accavallano, dando origine ad elementi informali. Dalla fine degli anni 60 all'evoluzione pittorica dell'artista assumerà la tendenza di inserire sempre più frequentemente elementi architettonici come nicchie e porte all'interno delle sue opere. La serigrafia che andremo ad analizzare oggi misura 50x70 e presenta la firma manuale in basso a destra e la sigla PA, prova d'autore, in basso a sinistra. Qui l'elemento informale del nodo monocromatico si ammassa in una forma ascendente che si staglia sul rosso acceso. Grande passione di quest'artista, che ammette solo questo colore nelle sue opere, oltre al bianco e al nero. Scanavino riceverà riconoscimenti prestigiosi su una scena dell'arte internazionale, diventando uno dei maggiori nomi dell'arte informale italiana. A giovedì prossimo con il color rosa.